La volpe e la cicogna. Un giorno la volpe lecca piatti incontra la cicogna zamparitta. «Carissima!» esclama. «Ma come stai bene? Che gioia vederti dopo tanti anni! Vieni a colazione da me domani, mi farai un vero regalo!» Dovete sapere che la volpe e la cicogna sono state compagne di scuola e non si sono mai potute sopportare. Perché quindi tanta improvvisa cordialità? Beh, il motivo c'è, e come! La volpe, da quella furbona che è, pensa di giocare all'amica uno scherzo cattivello, mentre la cicogna, curiosa e pettegola, desidera infilare il becco negli affari della sua ex compagna. L'indomani, tutta in ghingheri, Madama Zamparitta la cicogna si presenta da comare leccapiatti la volpe. La volpe, con un sorrisetto maligno, offre alla cicogna, che notoriamente può mangiare soltanto cibi solidi per via del lungo becco, un bel brodino di dadi, servito in un elegante piatto. La cicogna, pur essendo rimasta digiuna, si indispettisce e con dei nervi di acciaio fa finta di nulla. Anzi, al momento di salutare, ringrazia la volpe per la sua squisita ospitalità e la invita a pranzo per l'indomani, pensando fra sé e sé: «Ora ti sistemo io, cara volpe leccapiatti!» Il giorno dopo la volpe, anche lei tutta in ghingheri, va dalla cicogna e non vi dico cosa prova quando, sedendosi a tavola, vede un succulento spezzatino artisticamente disposto dentro bocce di cristallo dal collo lungo e strettissimo. «Tiè!» sembra dire la cicogna, mentre, parlando del più e del meno, introduce il becco in quelle bocce dal collo lungo e mangia a quattro palmenti. La volpe non può far altro che starla a guardare e battere la zampa nervosamente, quando l'amica le dice con voce melliflua: «Non hai appetito, mia cara? Peccato, è uno stufatino delizioso!» «Dunque, ti dicevo...» E la cicogna riprese a parlare del più e del meno. La volpe leccapiatti, con i crampi allo stomaco per la fame e un diavolo per pelo, non sente neanche più cosa Zamparitta le sta raccontando. Davanti ai suoi occhi ballano pezzettini di carne gocciolanti di sugo, e l'umiliazione che prova è grandissima. Lei, la super furba, è stata ripagata a dovere da quella gallinaccia di una cicogna. Chi la fa, l'aspetti. Questa è la morale della storia.